Cancellazioni e crollo delle prenotazioni. Le ripercussioni della guerra tra Russia e Ucraina stanno investendo ormai ogni settore dell'economia, non ultimo quello del turismo, gravemente danneggiato anche sull'aereo dalle disdette. L'incidenza dei russi in termini di prenotazioni è piuttosto relativa, spiega Luca Leoni, presidente degli albergatori della provincia di Como. I turisti russi infatti non rappresentano più del 3% del totale delle prenotazioni negli alberghi. La loro mancanza, sottolinea Leoni, viene presto sostituita dagli europei o dagli americani. Se saltassero gli americani, che rappresentano 15-20% delle prenotazioni, l'impatto sarebbe peggiore. L'importanza della presenza dei russi, evidenzia Leoni, è invece da ricondurre a tutto l'indotto. La grossa differenza tra loro e gli altri turisti è il portafoglio, sottolinea Leoni senza troppi giri di parole. I russi spendono molto, a prescindere dal costo della camera, che è uguale per tutti. Spendono cifre importanti nei ristoranti, nei negozi, nei bar, per i quali rappresentano una fondamentale fetta delle entrate. Sicuramente risentiranno della loro mancanza. I russi non sono solo ospiti negli alberghi, ma anche proprietari o ospiti delle lussuose ville sul lago. La loro presenza movimenta l'intero mondo extraalberghiero, dal catering al commercio locale, ma ad oggi pare che le finestre siano ancora tutte chiuse. Sul lago di Como anche i matrimoni russi influiscono sull'indotto, ma anche qui stanno piovendo le disdette. Solo a Villa Balbianello sono stati cancellati 3 matrimoni, 2 russi, peraltro uno sarebbe già stato pagato, ma gli sposi al momento non sarebbero raggiungibili e non si sarebbero ancora fatti vivi, e uno tra una coppia di ucraini. Nessun movimento anche a Villa Balbiano, di proprietà della figlia di un oligarca russo. Nulla è ancora dato sapere riguardo gli eventi, gestiti da un'agenzia, che solitamente animano la dimora. Da non sottovalutare, prosegue il presidente, anche il fattore business. Gli incontri legati alle aziende sull'aereo sono molto numerosi. Spesso aziende europee invitano i loro clienti sul lago di Como per discutere di affari. Saltati gli appuntamenti con i clienti russi e ucraini, conclude Leoni, saltato il lavoro anche per le nostre attività.